28 febbraio, è finito febbraio, siano lodati, oggi e sempre, Gesù, i santissimi nomi di Gesù, Giuseppe e Maria. Beato Timoteo, Stanislav, Troianeschi, Francescano Conventuale, come sono il mio confratello, morto ad Auschwitz nel 1942. Dopo alcuni mesi la morte, il sacrificio, il martirio di San Massimiliano Kolbe, la sua opera è stata, prima di essere arrestato, si occupava della spedizione del Cavaliere dell'Immacolata, del magazzino e dell'infermeria. Entrò tra i frati minori conventuali a 22 anni, nato nel 1908, a 22 anni entrò nel nostro ordine, nella nostra famiglia francescana conventuale. Come dicevo, è morto ad Auschwitz 1942 di polmonite. Stenti, la fame, il lavoro forzato e poi anche la sua opera di consolazione e di conforto per gli altri, era sacerdote. Certo, io l'ho fatto conoscere perché sono gratificato, sono glorioso, orgoglioso di questa pratica. Come diceva San Francesco, però non ci gloriamo dei confratelli, ma piuttosto imitiamoli. Il Vangelo è di San Matteo, capitolo 6, versetti 7-15. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: pregando non sprecate parole come i pagani, essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quale cosa avete bisogno prima ancora che glielo chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Parola del Signore. Lode a Dio Cristo. La preghiera del Padre nostro che ci ha insegnato Gesù non poteva essere altrimenti che la più perfetta, la più completa. Giustamente dice: non vado, non pregate come i pagani, che pensano di essere esauditi a forza di parole. E infatti anche noi abbiamo questa mentalità: più rosari, più novene, più sono tutte cose belle, più messe. Però se non c'è il cuore, se non c'è la sincerità, la volontà di lodare Dio, avendo in sé stessi la potenza dello Spirito Santo, sono parole inutili. Anche il Padre nostro si è detto così, superficialmente,
senza la potenza dello Spirito Santo, anche quella diventa parola inutile. Ripeto che la preghiera più completa, la preghiera più efficace, spiegarla tutta non c'è bisogno, soltanto una puntualizzazione sull'ultima parola, che è stata come un'illuminazione. Liberaci dal male. Non è detto liberaci, la Chiesa ha mantenuto liberaci dal male, non ha messo liberaci dal maligno, oppure liberaci dalle tempeste, dai terremoti, da tutto quello che ci nuoce, perché il nostro interesse è questo, che prima non ci indurre in tentazione, non abbandonarci alla tentazione, siamo nella prova cioè di cadere in tentazione, di cadere cioè nel peccato. Ecco, liberci dal peccato, il più grave, il più grosso male è il peccato. Sembra strano, ho detto qualche altra volta che il peccato, diceva un santo, anche veniale, è più grave di tutti gli altri mali che ci sono nel mondo. Non capiamo noi la pesantezza, la sostanza del peccato, quale male fa a noi e a tutto l'universo. Tutto l'universo, c'è uno squilibrio, cioè disobbedire ai comandamenti di Dio volutamente, c'è uno squilibrio in noi stessi, nella natura, tra gli uomini. Che il Signore, ecco, ci libera veramente dal male. Il vero male non è né il demonio, nelle cose avverse, nelle disgrazie, nelle sventure, ma soprattutto il peccato. Pace e bene. Imitiamo i santi che la Chiesa ci propone, che per grazia di Dio, per l'amore di Dio, erano una cosa sola con Dio. Questa è l'elevatezza della preghiera. Ci sono le parole, ci sono le formule, ma quando si ama Dio, le parole non bastano. Ci devono essere, ma non bastano. Tant'è vero che, lo dice San Paolo, che noi non sappiamo qual è la cosa migliore da domandare, ma è Gesù Spirito Santo stesso che suggerisce con parole inesprimibili quello che dobbiamo dire a Dio, quello che dobbiamo chiedere. Imitiamo i santi. Il Signore sia con voi. Il Signore vi custodisca e vi protegga. Il Signore faccia risplendere su voi il suo volto e vi dia la sua misericordia. Il Signore rivolga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Specialmente per quelli che ancora non hanno conosciuto l'amore di Dio. E sono i più sofferenti che sono messi alla prova. E noi dobbiamo essere posseduti dallo Spirito Santo per immettere la grazia negli altri. Enorme. Ma chiediamo l'intercessione e l'aiuto potentissimo della Vergine Maria Immacolata, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, Santi Marti, questo beato, Stanislao, Timoteo e tutti i santi e gli angeli,
una capa San Michele Arcangelo, San Gabriele e San Raffaele. Amen. Lode e gloria a Gesù, Spirito Santo, ti ringrazio per quello che ci stai donando.